Adesso riuscite a sentirmi? Bene! Allora, benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly. A partire dal 28 settembre 2020, Google disattiverà su YouTube la funzione dei sottotitoli contribuiti dalla community, quindi la funzione di inserimento di nuovi sottotitoli e la funzione di traduzione dei sottotitoli. E questo è qualcosa di particolarmente negativo. Ve ne voglio parlare oggi, in questo episodio di Diario di Viaggio on the Road. I sottotitoli su YouTube sono uno strumento particolarmente potente e versatile. Consentono non solo ai sordi di accedere a un contenuto multimediale, di poter usufruire di quel contenuto multimediale, ma consentono anche e soprattutto alle persone straniere di poter accedere a determinati contenuti. A chi sta studiando la lingua dello YouTuber, perché in questo modo ha una possibilità di ascoltare la pronuncia, vedere l'ortografia e studiare la grammatica, è molto utile, e nel caso dei sottotitoli tradotti, a chi non parla la lingua dello YouTuber per poter accedere a quel contenuto. Tantissimi YouTuber molto grandi, in particolar modo tantissimi grandi canali educational, hanno potuto approfittare di una community molto attiva in tante lingue per ottenere traduzioni dei sottotitoli e quindi diffondere ancora di più i loro contenuti. Sto parlando di YouTuber come Destin, di Smarter Every Day, sto parlando di Tom Scott, sto parlando, non so, di Kurzgesagt. Ma c'è un problema, si è presentato un problema con la collaborazione, con i contributi della community, un problema che dobbiamo far risalire a una funzionalità, a un progetto di Google, che era quello di YouTube Heroes. Ve lo ricordate? I Heroes erano pubblico che partecipava ai sottotitoli, pubblico che commentava, pubblico che svolgeva una serie di funzionalità, pubblico che aveva segnalato dei video che non dovevano stare sulla piattaforma e in questo modo aveva contribuito a rendere migliore la piattaforma, e che con queste azioni, la segnalazione di video che poi venivano rimossi, la segnalazione di problemi ai sottotitoli e il contributo ai sottotitoli, guadagnavano un punteggio. Per esempio, nell'ambito dei contributi ai sottotitoli, per ogni frase sottotitolata, e in questo senso Google non intende come frase l'intera frase dalla maiuscola al punto e a capo, bensì una videata standard di sottotitoli, quindi una o due righe di testo su una singola videata, viene considerata una frase. Per ogni frase che si era contribuito a sottotitolare o a tradurre, si sarebbe guadagnato un punto. Un mio video, mediamente, ha una settantina fino al centinaio di queste frasi, quindi contribuire a tradurre, per esempio, i sottotitoli di un mio video sarebbe stato sufficiente a guadagnare un centinaio di punti già con un singolo video. Quando si arrivava a punteggi molto elevati, cominciavano a esserci dei premi importanti per gli Heroes, in particolar modo per gli Heroes che avessero raggiunto un punteggio superiore ai 5.000 punti. Per esempio, solo per i contributi dei sottotitoli che ho io, sarei intorno ai 20.000-25.000 punti, e per i contributi da aggiungere ai video che ho sottotitolato io sul mio canale, supererei abbondantemente i 50.000 punti. E nonostante la promessa delle feste e dei palloncini, non lo so, i miei orsetti stanno ancora aspettando tutti i palloncini che erano stati promessi. Scherzi a parte, e mica tanto scherzi a parte, il problema è che, quando l'intelligenza artificiale si trovava davanti a un contributo ai sottotitoli sviluppato da un eroe, da un hero, da qualcuno che aveva un punteggio molto elevato, succedeva una cosa piuttosto sbagliata. I contributi presentati da un hero e approvati magari da, come sono completi, un altro hero, qualche altro hero, due o tre persone, con punteggi molto elevati, anziché finire sempre nell'area contributi della community di YouTube Studio, di quello youtuber, e venire notificati che c'erano dei sottotitoli pronti da revisionare, partivano e venivano approvati automaticamente, cosa che tra l'altro consegnava ulteriori punti a queste persone. E quindi più le persone avevano punti per aver contribuito ai sottotitoli, più i loro sottotitoli venivano approvati automaticamente, perché molti youtuber, soprattutto quelli molto grandi, non andavano a controllare, e più ancora cresceva questo punteggio, rendendo ancora più semplice far approvare questi contributi. Vedete il problema?
Il problema è che un grande youtuber, questo problema ce l'ha avuto anche più di Pai, si trovava video sottotitolati da persone che, anziché scrivere i sottotitoli, anziché scrivere la traduzione ai sottotitoli, scrivevano fregnacce completamente casuali, spam, per esempio, insulti, quello che volete voi. Ehi, iscrivetevi al mio canale, ricambio, restiamo attivi, sponsorizzo, all'infinito. E questi sottotitoli finivano anche sotto i video di grandi youtuber. Google all'inizio negò questa situazione, dicendo no, i sottotitoli devono essere approvati dallo youtuber, scaricando la colpa di tutto questo spam sui grandi youtuber. Poi però, messa di fronte a determinate evidenze, cominciò a denti stretti ad ammettere che qualcosa era andato storto e che aveva disattivato la funzione di approvazione automatica dei sottotitoli. Buona parte dei contributi della community funzionano soprattutto nei grandi canali educational, e purtroppo su YouTube i grandi canali educational sono una nicchia certamente molto interessante, ma una nicchia rimane, e quindi per via del fatto che sono pochi contributi, guardati da poche persone, hanno deciso di disattivare questa funzione. Il mio sospetto inoltre è anche che, dato che c'è stato tutto il problema legato alla legge Coppa, e dato che, per quanto concerne i sottotitoli, in particolar modo per i creator americani, c'è l'obbligo di certificare i propri sottotitoli sulla piattaforma, sullo studio, nei dettagli video, alla voce avanzata, c'è lingua e sottotitoli, c'è una voce che c'è da sempre, c'è almeno da dall'inizio del 2013, che parla della certificazione dei sottotitoli in merito al fatto che il contenuto multimediale sia andato o meno in onda nelle televisioni statunitensi, perché l'FCC obbliga ad avere dei sottotitoli validi. E se uno sbaglia a identificare questa certificazione, è un po' come se dicesse il proprietario di un locale, non so, di un bar, «Sì, nel mio bar non ci sono barriere architettoniche, però quando arrivi davanti alla porta del bar ci sono due gradini alti 30 centimetri». E questo significa che l'FCC potrebbe anche multare degli youtuber, ci sono multe molto pesanti, anche di alcune decine di migliaia di dollari, perché ha certificato i propri contenuti conformi all'FCC, e invece non lo sono. C'è anche il sospetto che ci sia questo sotto, e che quindi, visto che i sottotitoli sono utilizzati da una nicchia, Google ha deciso di togliere i contributi della community. Ha offerto, come sempre, ai partner sopra il milione di iscritti — complimenti, sempre queste cose fatte ragionando in base alla dimensione del canale, per poi dire agli altri «non pensate alla dimensione del canale» — a quegli partner con oltre il milione di iscritti ha offerto un pacchetto di sconto per utilizzare i pacchetti a pagamento di Amazon per la traduzione dei sottotitoli. Per gli youtuber che non sono partner, o per gli youtuber che hanno meno di un milione di iscritti, ci stavano aprendo per il discorso eventualmente di altri pacchetti di sconto, perché naturalmente la community dei sordi e molte altre community che hanno a che fare con i sottotitoli si sono lamentati non poco, però fatto sta che il punto è questo. È una cosa che non ci conviene, economicamente non ha nessun rientro, c'è il rischio che qualche youtuber si prenda una multa, quindi sai che c'è. Noi lo togliamo, se tu vuoi avere i sottotitoli, vuoi avere la traduzione, gestisciti la community per i fatti tuoi. Qualche grande youtuber ha cercato di capire qual è l'importanza dei sottotitoli e ha creato la sua piccola community dei sottotitoli, utilizzando gli altri social, che è una cosa ridicola. Per fare un lavoro su YouTube bisogna coordinarsi, non so, su un gruppo Facebook. Non lo so, secondo me questo è un grosso errore. Lo strumento non funzionava proprio al 100%, il problema di non aver spinto soprattutto i grandi partner, cercando di metterli di fronte all'importanza dei sottotitoli, secondo me ha influito tanto. No, va bene, i sottotitoli mettiamoli da parte, e quindi perdiamo uno strumento importante per la diffusione dei contenuti multimediali. Voi che cosa ne pensate? Avete partecipato alla traduzione di alcuni sottotitoli? Sapevate dell'importanza dello strumento dei sottotitoli? Conoscevate lo strumento dei contributi della community? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Io sono Grizzly, e come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e gli altri social. Iscrivetevi al canale, è gratuito e assumerete subito non questo, quell'altro, quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Infine, seguite il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Questo è tutto, ed è sottotitolato, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!